l'hai rifatto meravigliosamente bello. Beh, no, ci alleniamo per questo, per fortuna è andata dentro la terza, ma è stata una vittoria di gruppo, una vittoria di carattere dopo che abbiamo preso gol. Non è stata la partita più bella che abbiamo fatto, lo sappiamo, però in casa ci abbiamo la spinta in più e per fortuna siamo arrivati alla vittoria. Io ti lascio l'auricolare perché in studio ci sono Marco Tontodonati e Massimo Profeta, il secondo che ti adora da circa un decennio se non di più, e credo che da parte sua ci sarà qualche domanda particolare. Prego Massimo, o prego Marco. No, intanto gliene faccio anch'io una. No, gli faccio i complimenti e soprattutto, ma non comincia a pesarti il fatto di giocare in questa categoria. Tu sei un giocatore, insomma, diciamocelo chiaramente, non da Serie D, non ti comincia a pesare un po'? No, no, assolutamente, assolutamente, perché gioco in una piazza che non rappresenta questa categoria. Stiamo cercando di portarla nel più in alto possibile e speriamo di riuscirci quest'anno. Ecco, ti volevo chiedere, intanto complimenti Vanegas, sono Massimo. Vabbè, grande, insomma, Massimo, grande Massimo. Grazie, io lo conosco Vanegas 7 anni fa, arrivo a Francavilla e non lo conoscevo prima, e bisogna dare i meriti a chi lo ha portato in Abruzzo 7 anni fa, tra l'altro un grande amico, ma una persona Francesco molto Marino. Esatto, bravissimo Francesco Marino. Poi insomma è chiaro quello che hai detto tu Marco di Vanegas, io concordo perfettamente su quello che hai detto, non c'entra niente con questa categoria, assolutamente. Però è un ragazzo che fa la differenza. Ecco, ti volevo chiedere, ti è mancato qualcosa nel fare una carriera diversa, cioè tornando indietro, se potessi faresti qualcosa di diverso? Sì, sicuramente c'è qualcosa che dovevo fare di meglio e penso che dopo adesso 32 anni, penso che nella carriera di un calciatore ci vuole anche un po' di fortuna, essere il momento giusto, ma anche essere bravo di farsi trovare pronto. Non mi è arrivato, però sono contento con la carriera che sto facendo e spero di continuare così a cercare di fare meglio.